Il comune di Naso non potrà sfruttare migliaia di euro di risorse regionali per realizzare impianti fotovoltaici su strutture pubbliche. Tutta colpa di complicazioni burocratiche, di norme regionali ed europee intercorse mentre il comune era già stato inserito in graduatoria ed erano stati indicati i finanziamenti. Complicazioni che il comune fino all'ultimo cercò di contrastare senza successo. Una scure che si è abbattuta sulla maggior parte dei comuni siciliani che aderirono al bando sulle energie rinnovabili. Tra gli unici a salvare progetti e risorse fu il comune di Capodorlando che in pochissimo tempo riuscì, con proprie risorse, a dare un seguito alle richieste della Corte dei Conti. Ma veniamo all'avvertenza del comune di Naso. Nel 2009 aderì all'avviso pubblico regionale per la concessione di agevolazioni del POF ESR 2007-2013. Oggetto del bando la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e riduzioni delle emissioni. All'epoca ottenne questi finanziamenti: 20.000 euro per il Palazzo Municipale, 86.200 euro per la Scuola Media Buttà, 44.200 euro per la Caserma dei Carabinieri, 30.400 euro per l'ex Pretura e 20.000 euro per il cinema comunale. Fu previsto anche un impianto eolico per l'acquedotto. I finanziamenti furono registrati alla Corte dei Conti ed inseriti in graduatoria. Ad un tratto arrivò la doccia fredda con le osservazioni della Corte dei Conti sulla pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara, non più regionale ma europea. Il comune formulò le sue osservazioni, si oppose al procedimento di estromissione ed ottenne dalla regione un nuovo cronoprogramma. Pur con tutto questo, la vicenda ebbe esito negativo e adesso si è conclusa con il provvedimento di estromissione firmato dal dirigente generale dell'assessorato regionale dell'energia, Pietro Lo Monaco.